Allora, a nome del coordinamento, quindi riassumo brevemente quello che ha già illustrato Francesco, dicendo che la proposta all'interno del coordinamento che è stata fatta da parte del portavoce contiene un solo nome. Quindi i portavoce hanno proposto al coordinamento la figura del sindaco, nella figura di Riccardo Picciafoco. Adesso, prima di andare avanti e ampliare la discussione, vorrei quindi chiamare Riccardo per annunciare e confermare di fronte all'Assemblea la propria disponibilità prima di andare avanti. Poi andremo avanti negli step che sono necessari. Ci siamo andati per vedere. Allora, tanto di nuovo buonasera a tutte e tutti voi. Fa piacere che siamo molto numerosi. E non vi nascondo una certa emozione, perché ritengo che questa sera noi abbiamo un compito molto delicato nei confronti della città. E quindi questa assemblea deve assumere una decisione che non è una decisione che va ad individuare un capo, come è stato detto nel profilo, fa ad individuare una donna o un uomo che si devono porre al servizio di un progetto, quindi ribaltando completamente quelli che sono gli schemi a cui siamo abituati. Io devo dire che di fronte a una proposta unanime, così impegnativa, così ampiamente motivata da parte dei quattro portavoce, non vi nascondo che devo ringraziare i miei amici e compagni qui dei portavoce, perché evidentemente ritengono che io abbia quel profilo, che risponda a quel profilo che l'Assemblea del 20 ha deciso e deliberato. Non avrei francamente immaginato di arrivare a questo punto, e non vi nascondo che appunto sento molto la responsabilità, prima di tutto, di questa scelta che è stata fatta sul mio nome. Una responsabilità che io spero, se l'Assemblea deciderà con il metodo del consenso, lo dico subito, per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, la condizione che ho posto al coordinamento, e ripeto qui in assemblea, per accettare questo tipo di incarico, che ripeto è un incarico di servizio e non di guida, è quella della possibile unanimità della decisione, o quantomeno molto vicina all'unanimità, e comunque di evitare qualsiasi tipo di spaccatura o di votazione 40-60, 30-20, non mi interessa. A me interessa sentire che l'Assemblea è convinta e concorde sulla proposta che è stata fatta dai portavoce, come poi avete sentito, modificata ed integrata in sede di coordinamento. In quanto credo, vista l'indicazione così netta, vi devo un minimo di racconto di chi è Riccardo Picciafoco, per chi non mi conosce, è legittimo che lo chiediate. Loredana, ti ho lasciato un piccolo profilo, sì, e te lo lascio descrivere. Allora, poi
casomai integro. Sì, mi sentite? Perché ok. Allora, Riccardo Picciafuoco si definisce un cristiano sociale, ha avuto un ruolo politico regionale prima nella rete dal 1992 al 1995. Non si sente? Poco. Allora aspetta, prendi questo che è molto... Allora, ricomincio. Si definisce un cristiano sociale, ha avuto un ruolo politico regionale prima nella rete dal 1992 al 1995 e poi nel Partito Laburista di Baldo Spini, uscito dal PSI di Craxi. Nel 1995 e in quegli anni è attivo nel progetto dell'Ulivo di Prodi. Con l'assorbimento dei laburisti nei Democratici di Sinistra esce dall'impegno politico diretto, per poi rientrare come esterno nella lista di SEL alle elezioni provinciali di Macerata nel 2011. Nel 2016 si presenta come candidato sindaco alle elezioni amministrative di Camerano con una lista civica di nuova formazione. Si presenta nel 2017 alle elezioni provinciali di Ancona con una coalizione di movimenti civici. È socio e membro del consiglio direttivo del Circolo Riccardo Lombardi di Ancona. Dal 1997 al 2000 ricopre l'incarico di assessore dell'urbanistica del comune di Falconara. È socio di Italia Nostra dal 2010, è socio fondatore del Forum del Paesaggio Marche, nel 2009 primo firmatario della proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulla tutela del paesaggio. Nel 2013 è cofondatore e referente tecnico del Forum Salviamo il Paesaggio Nazionale. Nel 2011, per la cui rete sono coordinatore del gruppo di lavoro, no, dal 2011 è coordinatore appunto del gruppo di lavoro per la redazione della proposta della legge nazionale sull'arresto del consumo di suolo. Ecco, adesso mi sono un po' intrecciata, però spero di essere stata esaustiva, però volevo dire delle cose perché io Riccardo lo conosco bene. E in quanto facciamo parte del direttivo di Porto Novo per Tutti e quindi è molti anni che lavoriamo insieme, quindi conosco la sua determinazione, conosco il suo impegno, conosco anche il suo essere radicale nel portare avanti i conflitti, ma radicale anche nel portare avanti le sintesi, quindi questo per me è un ottimo aspetto che Riccardo mi convince molto. Grazie. A proposito dell'ultima cosa, non dei mutilatini, ma di quella prima, cioè del fatto che sono nel gruppo referente, diciamo, del Forum Salviamo il Paesaggio, vi do una bellissima notizia. Finalmente il gruppo tecnico ha redatto e licenziato una proposta di iniziativa popolare per lo stop al consumo di suolo a livello nazionale, e questa proposta è stata inviata a tutte le forze politiche nazionali che si presenteranno alle prossime elezioni, e la presenteremo ufficialmente il 1 marzo, udite udite, presso la Treccani di Roma insieme a Paolo Maddalena e a Paolo Verdini. Paolo Maddalena, forse qualcuno di voi lo conosce, è stato vicepresidente emerito di Corte Costituzionale. Io mi onoro di essere suo amico e con il quale abbiamo lavorato a questa proposta. Tornando ai temi di oggi, dicevo, non dobbiamo, io ho detto questo al coordinamento prima dell'assemblea, brevemente, non dobbiamo forzare le decisioni. Se questa sera ci sarà un consenso pressoché unanime, come dicevo prima, penso che sia giusto che si proceda con l'individuazione del candidato sindaco o sindaca che sia, ma se ci accorgessimo in maniera serena, matura, che questa sera non si potesse non arrivare a una decisione di questo tipo, sarebbe bene, credo, lo dico proprio in maniera molto, molto serena, anche dover aspettare qualche giorno. E quindi io sono in attesa, prima, come diceva Francesco, di capire se ci sono altre disponibilità, e chiaramente l'assemblea dovrà valutare
queste disponibilità in maniera assolutamente legittima, aperta, libera. Se non vi fossero altre disponibilità, io, come vi dicevo, sono qui a vostra disposizione, ma per un cammino che sarà sempre insieme, in cui è l'assemblea che è sovrana e nessuno, nemmeno il candidato sindaco, potrà permettersi di fare fuga in avanti rispetto alle decisioni che via via prenderemo insieme, con il metodo, ripeto, del consenso e non facendo forzature. Grazie. Allora, a livello di metodo, come avevamo già anticipato, c'è stata quindi una prima candidatura che i portavoce hanno presentato al coordinamento e il coordinamento ha in qualche modo presentato all'assemblea. Allora, adesso rispetto, diciamo così. Posso fare avete indicato come garante? Sì. C'è qualcosa che a me diciamo non riesco a capire il ruolo dei portavoce nel fare questa proposta. Cioè, il portavoce, per quello che mi ricordo io, quando abbiamo votato sulle diverse figure, avevano un altro ruolo. Mentre vorrei capire se non è obbligatorio che ci sia una proposta del coordinamento all'assemblea sui due nomi, perché noi abbiamo votato come criterio quello dei due nomi, non quello di uno, ok? Non ho capito bene se c'è una proposta di due nomi da parte del coordinamento. Sì. Ecco, allora io non li ripetete perché non l'ho. Non l'abbiamo detti ancora, abbiamo solo accennato. Stavo andando per ordine in maniera un po' scolastica, prima il candidato sindaco, poi l'altro che ha accennato che cade come vice sindaco per il tandem. L'aveva anticipato Rubini ma non l'ha confermato. Adesso lo stavo. E poi c'è un altro nome ulteriore. E i portavoce non c'entrano nulla con il coordinamento. O quantomeno hanno un altro ruolo. No, io ho semplicemente rinarrato come sono avvenute le cose, perché la correttezza della narrazione è importante. I portavoce hanno fatto una proposta al coordinamento solamente di un nome. Mentre invece il coordinamento, nella legittima sua funzione, ha sviluppato l'altro nome, ok? Quindi adesso andavo a dire appunto qual era l'altro nome. Ma prima non c'era anche un altro nome? Sì, un altro. Ci date il modo di parlare? Fatemi parlare però, eh? Ok. Allora, il secondo nome che il coordinamento ha chiesto è stato il mio, ok? Quindi il tandem era rappresentato all'interno della proposta del coordinamento da Riccardo Picciofoco e Katia Mastantuono. Io ho chiesto una riflessione e ho comunicato, e la comunico, la ufficializzo all'assemblea, la mia indisponibilità in questo senso. Quindi comunico la mia indisponibilità a far parte del secondo nome alternativo a quello di Riccardo. Okay? Quindi questa qui è la narrazione. Venuta meno questa disponibilità, c'è in coordinamento un ulteriore nome che è stato fatto da alcuni, che è quello appunto di... Però aspetta, completa la narrazione dicendo che però sei disponibile ad affiancare prima dell'altra. Le cose sono complesse, vanno raccontate, ognuno ha la sua logica come raccontare, io sto tentando una modalità. Allora, l'altro nome che è stato proposto all'interno del coordinamento per affiancare la figura del sindaco intesa come il secondo nome, no, del tandem, quindi il candidato sindaco e la candidata sindaca, è quella di Loretta Boni, che io ho ufficializzato la mia indisponibilità a questo ruolo. Adesso Loretta verrà a comunicare quanto vuole riferire all'assemblea. Per completezza di informazione, ma secondo me andava fatta in un secondo momento, ma ne approfitto visto che sono stata invitata, è che in una visione personale e politica di come interpreto questo ruolo, io sono assolutamente disponibile ad affiancare il candidato sindaco che vedo
così come abbiamo detto, nella figura di Riccardo, ma che potrebbe essere anche assolutamente un altro nome, nell'affiancare nel lavoro sia che sia vice sindaco, sia che sia all'interno di quelle che saranno le competenze richieste in un gruppo composito di lavoro, perché personalmente, così come ha detto il portavoce che mi ha preceduto, sia come hanno detto tanti altri, io non credo nelle figure sole, quindi in un gruppo di lavoro completo che si presenta insieme alla città. Chiaramente abbiamo l'obbligo di presentare dei nominativi, per cui una scelta va fatta, però in realtà la sintesi è rappresentata da un insieme di nomi che, collaborando insieme, possono rappresentare le diverse sensibilità con cui intendiamo lavorare per, appunto, fare una proposta alternativa e alterativa. Quindi adesso invito Loretta a esprimersi su questa possibilità che ha segnalato il coordinamento. Capito Lidia, era solo per il ruolo di portavoce, era solo per dare il là, ok? Una responsabilità ce la dovevamo prendere e ce la siamo presa. Dunque, come è stato già detto, diciamo, questa disponibilità da parte mia è arrivata oggi, stasera in particolare, dopo diciamo, le motivazioni che Katia ha addotto con questa, diciamo, sua precisazione rispetto a motivazioni personali e familiari. Devo dire una cosa, io non ho preparato, quindi ovviamente, nessun tipo di profilo personale, e, diciamo, spero che quelli che mi conoscono conoscono anche le mie battaglie, quindi questa cosa io non la dirò. Per quelli che non mi conoscono un po' dovranno fidarsi, anche perché io sarei stata, la mia opinione era che questa cosa, cioè questa cosa del candidato sindaco dovesse arrivare, questa cosa dei nomi dovesse arrivare più tardi e dovesse arrivare dopo che in qualche modo avessimo rafforzato, diciamo, quel perimetro programmatico di cui si parlava all'inizio. Perché dico questo? Perché se tu rafforzi questo aspetto e ti dedichi e conosci bene, diciamo, quali sono le linee irrinunciabili e qual è il tuo perimetro, tu ti presenti agli altri in un altro modo, allora sì, sei capace di fare una unità. E su che cosa? Perché i temi sono tanti, le disfunzioni in questa città sono tante e ragionare su tutte, diciamo così, diventa difficile, quindi c'era la necessità di un momento in più di approfondimento. Io però voglio dire questo: questa disponibilità quindi è una disponibilità che io, diciamo, accetto, ma ha bisogno, ha necessità di quel ragionamento, di quell'approfondimento, di quei tavoli sulle questioni, perché altrimenti la questione delle altre forze che ci possono stare intorno e che ci guardano non ha senso. Non ha senso un rapporto con la stampa se tu non sai, se tu dici quello che vuoi, nel senso che puoi dire delle cose, no? Siamo abituati a ragionare un po' per slogan, ti accontenti, e invece questa cosa a me non mi viene facile. Se io parlo è perché c'è stato un ragionamento collettivo dietro, e rispetto al quale è evidente che poi dopo io ho la forza. Perché ci vuole una forza, perché le altre forze sono tanto forti. E non è una cosa così da prendere, è una responsabilità. E allora il collettivo che ci sta dietro deve essere necessariamente coeso e forte. E questo è un volto di questo, no? E questo voglio dire. Però certamente
diciamo, in quell'appello e nelle cose che ci siamo detti ci sono dei punti rispetto al quale io mi sento fortemente aderente. C'è bisogno di una battaglia su quelle robe lì. Non è facile, perché quando noi continuiamo a dire no alla privatizzazione dei servizi e diciamo ripubblicizzazione dell'acqua, non è che la diciamo solo, poi devi lavorare su quello e la battaglia è pesante. Sulla questione dei beni comuni è terribile la storia che ci sta succedendo. Qui c'è una vendita del patrimonio, ma non ad Ancona, in tutta Italia, E se noi non ci attrezziamo con regole, con competenze, noi non ce la facciamo. Noi, io ho visto quella questione dei mutilatini, quanto è difficile e quanto gli altri che sono forti sono capaci anche di prenderci in giro allungando i tempi e non arriviamo alla fine. C'è questo, quindi c'è la questione della vendita dei beni, quindi questi sono due elementi forti, oltre ovviamente a quelli valoriali che ci siamo dati nell'appello, ma poi c'è soprattutto un popolo che è di fronte, cioè c'è il tema della casa, questo non lo voglio dimenticare, c'è il tema della casa e delle abitazioni, di tutto quello che è dismesso, che è una vergogna e rispetto al quale anche lì noi dobbiamo fare una battaglia forte. Cioè, quello che voglio dire è che è costante, è continua, è tutti i giorni sta roba qua, ma soprattutto, ed è quello, e finisco con questa cosa perché, ripeto, non ho preparato, ma soprattutto c'è una battaglia da fare, noi l'abbiamo vista, e sarà terribile domani, non so chi vincerà alle elezioni nazionali, però c'è una intolleranza, in questo paese e anche in questa città c'è un razzismo e c'è una questione immigrazione che diventa potente e al quale noi dobbiamo saper rispondere e saper tenere il punto, perché quando a Macerata la manifestazione poi si è prodotta in quel modo bellissimo, però c'è stata una frattura. Bisogna saper tenere il punto, perché si è creata una crepa profonda e noi dobbiamo stare o di là o di qua. Adesso è il tempo della scelta. Dobbiamo stare o di là o di qua. Allora, questa cosa io la posso fare, ma è necessario che ci sia dietro questo lavoro collettivo che ancora è soltanto iniziale. Tracerò un breve profilo di Loretta Boni, la platea è più ampia dei soliti volti noti. Loretta Boni è una militante che quindi si dedica all'attività politica dal basso e anche con ruoli nei partiti da quando aveva 20 anni e al di fuori dei partiti, è stata nei Comunisti Italiani, oggi è nel PC e si batte per l'unità della sinistra. Per le donne è stata nel coordinamento di Se non ora quando, nel costituendo coordinamento per la legge 194, si è battuta fortemente per i beni comuni, come ha ricordato, con il coordinamento di Porto Novo per Tutti che si oppone alla svendita dell'ex colonia di mutilatini a Porto Novo, e per il diritto alla casa con l'occupazione dell'ex asilo di via Ragusa. È sindacalista del settore dei bancari, iscritta all'AMPI ed è stata alle elezioni del 2013 candidata nella lista Bene Comune. In questi cinque anni, cosa ho detto? Ancona Bene Comune, scusate. E in questi anni ha lavorato soprattutto con il consigliere Francesco Rubini, ma anche con Crispiani, che prima è intervenuto. E faceva parte con il sottoscritto Samuele Gherardi e Maria Letizia Ruello del coordinamento per l'alleanza per la democrazia e l'eguaglianza, l'alleanza popolare, che si proponeva di unire tutte le forze a sinistra prima che poi succedesse quello che è successo con la creazione di Liberi e Uguali e Potere al Popolo. Ecco, questo è il profilo di Loretta. Posso dire un'altra cosa? Sì. Su Loretta? Sì, l'ha detta lei, la puoi dire anche Tiziana.
perché io ho apprezzato la candidatura di Riccardo. No, no, cioè sto parlando, cioè voglio esprimere una roba. Sì. Allora, avevo apprezzato la candidatura di Riccardo perché insomma trovo che per quello che mi riguarda una persona impegnata sull'ambiente sia fondamentale, perché lo ritengo il tema da cui poi tutto deve scaturire. Però per quello che riguarda Loretta, visto che si è candidata, diciamo, da adesso, è stata ma candidata, è stata candidata. È stata candidata, è stata assolutamente candidata anche a forza, nel senso che io è tanto tempo che glielo dico, lei mi ha sempre detto no, quindi non speravo mai di essere qui a dire qualcosa su di lei. Però la cosa che mi convince, al di là della conoscenza, perché ho insieme a lei lottato per alcuni beni comuni e alcune lotte ambientaliste come Zero Trivelle Marche, che ci ha visto sulla strada convincere questi cittadini così poco informati, no? Così lontani dai temi. Devo dire che il profilo che l'Assemblea ha voluto sottolineare, che deve essere quello del sindaco, aderisce a questa persona, perché leggo potrebbe essere un sindaco a servizio del progetto sicuramente, anche visto quello che ha detto, e che adotta il metodo del consenso, dell'aggregazione, della risoluzione comune e della sintesi. È sicuramente un ambientalista e quindi ed è anche lei radicale nei conflitti e sa da che parte sta. Cioè non è una persona che è confusa, sa da che parte sta, però ascolta le persone e accetta il loro parere e cerca di portare anche ad una prassi, che questo io trovo importante. Allora, adesso però questo qui è chiaramente una proposta che, cioè sono proposte che sono maturate all'interno del coordinamento. Le proposte chiaramente non sono esaustive, nel senso che l'Assemblea, sapendo qual era l'ordine del giorno, avrebbe tutto il diritto e la possibilità di esprimere delle profilature nuove, diverse, che il coordinamento non ha elaborato, perché ripetiamo che queste qui sono delle proposte che sono emerse tra coloro che in qualche modo si sono impegnate a fare appunto questo percorso, ma l'Assemblea può in qualche modo aggiungere dei profili a cui il coordinamento non era insomma arrivato. Quindi adesso vi chiedo di, appunto, se qualcuno vuole prendere la parola e vuole in qualche modo, ecco, aggiungere qualcosa a quanto detto. Ma priura o taccia per sempre. No, ricordo tutti che noi nel coordinamento ci siamo dati questa regola di aver dato ad ogni interlocutore, ad ogni intervento 5, massimo 7 minuti. 5 parla. 5, ecco appunto. Cerchiamo di starci dentro anche se siamo parte del direttivo, perché anche nel coordinamento, perché giustamente dobbiamo essere noi primi a rispettare questa piccola regola per far parlare tutti, perché se dovessimo cominciare a far parlare tutti 10-20 minuti, ovviamente l'Assemblea va a finire al giorno delle elezioni, a giugno. Io volevo solo intervenire per quanto riguarda questa questione dei criteri e del profilo del sindaco. Avevo già espresso in privato le mie perplessità su questo documento che voi avete letto sul comunicato stampa, perché mi trovo molto a disagio, per la mia esperienza politica, per quel poco che ne ho fatta, nel dover leggere dentro un comunicato stampa e anche qui oggi in assemblea la parola profilo personale. Siccome il politico spesso, visualmente, ha anzi di più una dimensione diversa dal personale, anzi il personale uno può essere esattamente l'opposto, può avere, diciamo, tendenze o qualsiasi caratteristica diversa, mi sembra una categoria non condivisibile quando noi andiamo a scegliere comunque a dare una definizione di personale e a metterlo per iscritto e a comunicarlo. Quel profilo personale, fra l'altro, letto in negativo o in positivo, è una contrapposizione evidente alla realtà, è stato anche detto, no? Un'analisi della situazione è questo: noi siamo più bravi, siamo migliori, vogliamo fare meglio.
Io considero questo sì una cosa, un'eccezione positiva, ma la considero comunque un punto di debolezza estrema. Dire noi siamo migliori di te è come dire naturalmente noi ci contrapponiamo a te. Questo che io leggo in questa, in questo profilo. L'altra idea di città potrebbe, a mio avviso, dovrebbe caratterizzarsi proprio per questo essere propositiva senza essere contrastiva, senza essere all'opposizione di, cioè almeno sulla carta. Noi possiamo dire vogliamo un profilo di candidato che sia politicamente, o comunque meglio dire, perché qui si tratta di un ente locale, che sia capace di gestire un ente locale, che sappia governare un ente locale non come un dirigente ma come un primo fra i pari, o comunque che sappia gestire un gruppo di persone di un ente locale, piuttosto che dire io lo faccio meglio di te perché tu finora hai fatto il dirigista. Ma dove l'ha letto? Hai fatto il dirigista e quindi hai mortificato la città. È scritto, c'è scritto nel documento. Quindi di questo vorrei parlare, cioè del dire che il profilo istituzionale che noi auspichiamo sia quello corrispondente a un governo, uno che sappia governare una città. Finora diciamo, abbiamo detto ci riconosciamo in certi valori, non ho ancora letto questa parte in cui si dice io sono capace di governare un'amministrazione, di organizzare un'amministrazione, di governare la città in un certo modo. Non l'abbiamo ancora sentito, l'abbiamo detto, perché governare un'istituzione è complessa, no? L'abbiamo detto, gestire un'amministrazione è complessa e bisogna comunque essere capaci di coinvolgere ed essere capaci anche di coinvolgere la città nel progetto di gestione che noi proponiamo, perché su questo dobbiamo attirare l'attenzione, su come noi proponiamo, non in contrapposizione di tutto qua. L'altra questione importante a mio avviso, e qui credo che fra i due profili che sono stati letti, io per quello che mi dispiace che adesso il candidato sento quale non è personalizzato, non avrei letto il suo curriculum, perché appunto ho fatto una battuta infelice all'interlocutrice che ha parlato prima, non è che non stiamo facendo X Factor, no, non è che uno si presenta qui, il mio passato è questo, presento il mio curriculum, ho questi titoli eccetera. Noi parliamo di una dimensione politica. La dimensione politica è: mi riconosco in questi valori, non so, per me dire se il comune riesce a appianare alcune disuguaglianze economiche, per esempio, e in che modo lo vuole fare, se il comune vuole venire incontro, l'ente locale vuole andare incontro a certe richieste che non sono state finora soddisfatte di alcune categorie, penso ai giovani, ai precari. Io di questo vorrei sentire parlare, cioè il programma è anche... Il fatto che noi abbiamo lavorato nei gruppi non è stato ancora però soddisfacente il modo in cui i candidati, quindi io rinnovo la mia fiducia assoluta al candidato, anche perché l'ho già detto in coordinamento, però mi piacerebbe che le dimensioni su cui il profilo venisse fatta, però è la mia opinione, fosse solo quello del profilo istituzionale, cioè rispetto all'ente locale, e il profilo politico, che Loretta ha accennato a mio avviso in un modo ineccepibile, perché io su questo, diciamo così, sono d'accordo nel dire certe battaglie vanno condotte. Chiaramente Loretta, mi dispiace, probabilmente qualcuna non sarà portata a termine, però non è detto che la battaglia non debba essere fatta, cioè non è che noi dobbiamo arrivare probabilmente anche perché siamo una piccola città, però su questa battaglia io mi riconosco, ma non mi interessa se Loretta ha fatto meno parte del gruppo politico o del partito. Oggi su questa altra lista, qualche idea di città, mi interessa sapere qual è la sua dimensione o multidimensione politica. Tutto qua, grazie. Allora, Vinicio aveva già espresso questa perplessità, no, quando effettivamente venne fatto poi il comunicato. Io ricordo solo che questo qui non è stata un'elaborazione personale oppure dei portavoce, è stata la sintesi di quello che era la lettura e che è stata data del cartellone, e quindi diciamo, nella elaborazione del tavolo di lavoro del 20, queste precisazioni che ha apportato come valore aggiunto Vinicio non erano emerse, quindi le prendiamo come un valore nuovo, no? Un valore che deve essere sommato a quello che era emerso in quella sede. Quindi ecco, questo per rispondere a Vinicio, non era una scelta descrittiva, era semplicemente insomma il rispettare fedelmente quella che era emersa. Quindi
provando sempre a fare delle sintesi rispettose di tutto, nel profilo che noi proponiamo per il candidato sindaco si dovrebbe trascurare gli elementi, diciamo così, di patrimonio personale della persona che andiamo a profilare, a vantaggio in qualche modo del patrimonio valoriale che poi si esprime nell'azione di sindaco che poi la persona intenderà assumere. Cioè, non ci interessa se è alto 1,80, insomma. No, bisogna dirlo, no? No, no, ma infatti nessuno, diciamo che specifichiamo. Il profilo politico è emerso sia dalla Rita che da Riccardo, sì. Perché se io dico che Riccardo fa parte del senti. Vabbè, ma basta. Ecco, non mi sembrava che ci fosse scritto che era alto 1,80, no, però va bene, insomma, è stata un'ulteriore importante precisazione, insomma, il profilo istituzionale che era quello che non era emerso, ma ripeto, non era emerso nel tavolo di lavoro. Bene, e ci sono altri interventi in merito a possibili candidature o a possibili interventi sul metodo o sulla proposta che abbiamo attivato? Cioè, il passato è anche una garanzia, insomma, se tu sei stato coerente per 20 anni, presumo che sei coerente per 25. Certezza non ce l'ha mai nessuno. Come ti chiami? Maurizio Buda. Ci diamo qualche minuto, aspettiamo un attimo per non costare. No, ti ripeto, mi ripete, cioè io avrei preferito che c'è tanto discorso per la privacy, per il coordinamento ci avesse detto anche intorno a quali altri nomi ha ragionato. Soltanto per curiosità, questo, che non penso che nessuno si sarebbe offeso. Poi. Devo chiedere una roba. Tecnica, no, adesso non è politico. Non davanti all'obiettivo. Non è politico.